Nei giorni scorsi la eh, cronaca ha registrato un appuntamento che molti guardano come un appuntamento più di colore che di sostanza, quantomeno da parte di alcuni, la Dunata degli Alpini, una realtà che ha messo insieme, che ha portato nella città di Pordenone 480.000 presenze, c'è stata anche la presenza del Presidente del Consiglio e del Ministro della Difesa. E dicevo, 480.000 persone in questa piccola cittadina di 50.000 abitanti che ci ha accolto eh, con un'organizzazione perfetta, come solo la gente del nord-est riesce a fare eh, in maniera straordinaria, peraltro, senza far torto a tutte le città che ospitano le adunate degli alpini. Dicevo poco fa che molti probabilmente sono portati a considerare un po' l'aspetto superficiale della vicenda, anche se devo dire che quest'anno abbiamo avuto 410 accrediti tra giornalisti e fotografi, quindi vuol dire che c'è stata davvero una marea di informazione che si è interessata di noi, guardando in modo particolare tutte le grandi televisioni nazionali, nessuna esclusa moltissime televisioni locali, le grandi testate, eccetera. Ho fatto questa premessa, però, in realtà è un altro il tema che vorrei svolgere. Quando domenica scorsa hanno chiesto al presidente nazionale eh, quale fosse la caratteristica eh, che fa amare gli alpini, la caratteristica degli alpini, il presidente Favero ha risposto mh, con una frase Assolutamente eh, semplice, eh, che potrebbe quasi rasentare il banale se non si va a fondo. Ha detto che gli alpini sono amati e soprattutto la qualità prima degli alpini è che sono persone normali. Capite che se eh, la prendiamo così come una battuta può sembrare perfino banale una, una, una affermazione del genere. Gli alpini persone normali. In realtà è una provocazione profondissima. Perché eh, la domanda che viene di conseguenza è: cosa vuol dire essere normali oggi? Perché l'alpino si definisce una persona normale? Viene da domandarsi: e che cosa non è normale all'interno della società? Sappiamo che oggi. La cronaca ci consegna tutti i giorni episodi di malversazione nell'amministrazione del bene pubblico. Avevamo, eravamo, credevamo di essere usciti da Tangentopoli. Oggi ci accorgiamo che la cosa non solo non è terminata. Non solo continua con gli stessi personaggi, sto pensando ai Frigerio, ai Greganti, e quindi faccio, ho fatto due nomi per dire che c'è tutto l'arco costituzionale coinvolto. Non solo dicevo continua Tangentopoli, ma per certi aspetti la cosa si è aggravata. Un tempo Tangentopoli era uno che domandava dei soldi, dei vantaggi per sé e distribuiva qualche favore. Oggi si domandano i privilegi e i soldi e in compenso si tirano dentro nella macchina del partito le persone che ti hanno dato i soldi perché a loro volta diventino gente di privilegio, perché a loro volta diventino anche loro sanguisughe che assorbono. Insomma è una sorta di gemmazione. È una sorta di eh, riproduzione, eh, come dire, embrionale, per cui eh, chi fa il danno, chi è corrotto, coinvolge queste persone perché a loro volta diventino dei corrotti. Voi capite che diventa una moltiplicazione, diventa davvero un moltiplicarsi di cellule spaventose. Gli alpini non sono così. Perché non è normale essere così. Non è normale essere così. Non è normale una società dove si è perduto di vista il senso del servizio e della gratuità. Politici che sono stati messi lì, pagati non profumatamente di più, e il loro compito è quello di servire il paese. E lo Stato gli riconosce un appannaggio di uno stipendio che nessun altro si sogna. E questi qua non solo non servono il Paese, ma poi scopri che hanno imbrogliato di qua, che hanno imbrogliato di là. Gli alpini non sono così, perché gli alpini fanno gratuitamente. E dov'è la normalità? Sono domande, cari amici, che poi dobbiamo portare dentro nelle nostre case perché le nuove generazioni si interrogano e, e, e ci domandano a noi adulti come devo impostare la mia vita. È chiaro che, se la normalità è un senso, noi coltiviamo una generazione o degli uomini per il domani impostati in un modo. Se la normalità è il suo opposto, avremo dei cittadini avremo dei politici, avremo dei genitori impostati in un un'altra maniera. È importantissimo che oggi ci domandiamo cos'è la normalità. Sto pensando al dialogo. In una società civile ci si parla. Quella è la normalità, ci si confronta. Il pluralismo vuol dire che abbiamo delle idee diverse. Ci mettiamo insieme, le mettiamo a confronto e diciamo le ragioni. Oggi la strada è quella dell'insinuazione, della delazione, della lettera anonima, della denuncia alla Procura della Repubblica senza firma, è quella degli talk show televisivi dove si litiga e si sbraita e si urla e chi è a casa non sente niente e paghiamo il canone per non sentire niente. È normalità questa? Ma davvero, io vorrei che qualche volta anche nelle nostre chiese tornassimo a domandarci che cos'è normalità? Cosa vuol dire essere normali? È normalità che una famiglia sia fatta da due uomini o da due donne? Gli alpini credono nella famiglia, per loro normalità è che una famiglia sia fatta da un uomo e una donna che generano dei figli. Ci dobbiamo interrogare su che cosa è normalità, ma non perché dobbiamo creare degli steccati. Nei giorni scorsi la canzone... Eh, del festival europeo, l'Eurofestival, ha consacrato un personaggio rigorosissimamente vestito e truccato da donna con tanto di barba. E subito dopo, le scimmie di casa nostra in televisione, mezzi uomini e mezze donne che si mettono la barba e si è detto grande conquista sociale. Ma secondo voi una società che non ha più le differenze, è una società normale. La parola indifferenza che noi usiamo nel senso dispregiativo di non me ne importa niente, la parola indifferenza vuol dire una realtà dove non ci sono più le differenze. Beh, ma siamo impazziti? La società delle differenze è fondamentale perché mette insieme le ricchezze riconoscendole per differenti, ma riconoscendo che ogni differenza porta un contributo di novità e di ricchezza che non ha chi è in un'altra realtà. Questo vuol dire la normalità, perché se la normalità è in differenza, non differenza, la vita diventa una marmellata, dove non distinguiamo più una ciliegia da una banana. Diciamo ai cittadini, mangiate quello che volete. La normalità di proclamare che un bambino ha diritto a un papà e una mamma. Sto pensando ai personaggi famosi, Elton John, il quale dice, avendo un compagno, io e mio marito ci siamo fatti fare un bambino. Il bambino è stato allattato per qualche minuto dalla mamma che l'ha partorito, dopo il bambino è stato sottratto. E non ha più visto la sua mamma. E ci dicono questi signori che hanno dovuto far togliere il latte per darlo al bambino perché il bambino ha pianto per un anno. Ma secondo voi è normale questo? E agli amici di sinistra che parlano di progresso chiedo: è progresso questo? È progresso questo? È normale questo? Mi fermo qui. Gli alpini mi hanno dato l'opportunità di partire da questo, dalla loro manifestazione, per parlare di normalità, ma dobbiamo tornare a interrogarci seriamente sulla normalità, se vogliamo davvero dare fondamento alla società.